Il lavoro, simbolo di libertà e di vita, in questi anni è messo a dura prova, come il tema della salute e sicurezza. Sono troppe le morti sul lavoro. All'alba del 1° maggio i tre segretari nazionali di CGIL e CISL e UIL sono andati a Carrara a deporre una corona al monumento ai caduti sul lavoro. Questo scorcio di 2018 ha già mostrato una faccia orrenda col bollettino che aggiorna e conta in Italia 220 persone morte sul lavoro, di cui 13 in Toscana. Fra questi, tre casi di morti multiple a Bergamo, a Catania e a Livorno. Per celebrare il 1° maggio unitariamente le tre sigle sindacali hanno scelto Prato in quanto simbolica realtà industriale dove il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è molto sentito. Qui ci sono stati incidenti gravissimi negli ultimi anni. Nel 2013 morirono 7 operai cinesi e nell'agosto scorso altri 2. Drammi che hanno avviato procedure e protocolli di intesa fra istituzioni, categorie economiche e sindacati. Io ricordo il recente accordo siglato con la ASL Toscana Centro che ha per oggetto proprio il fine e l'obiettivo di rendere ancora più efficaci, ancora più incisivi non solo i controlli ma una dimensione di cultura generale che attiene riguardo alla sicurezza. Quindi ecco, io credo che la scelta, al di là del valore simbolico, abbia anche questa valenza, un punto di eccellenza per quanto attiene la condivisione sul tema sicurezza, e quindi io vorrei emergesse anche questo. Dopodiché sappiamo perfettamente che la sicurezza è un processo in continuo divenire, non c'è mai un punto di arrivo, ma c'è una necessità continua di allargare, di rendere diffusiva questa necessità, e quindi si lavora e si condivide quel lavoro in funzione di non soltanto di ripetere un mantra ma soprattutto di incidere realmente sul tema sicurezza. C'è ancora un lavoro straordinario da fare se penso all'illegalità, allo sfruttamento, se penso all'evasione contributiva, a quella fiscale, quindi è evidente che è soltanto un aspetto parziale. Però io credo che sia fondamentale insistere su questo solco. In tema del lavoro, la sicurezza e la legalità dovrebbero andare sempre di pari passo? Certo, sempre, sempre assolutamente di pari passo. Oggi più che mai, perché purtroppo notiamo che nel 2018 si continua a morire sul lavoro in maniera ancora più importante e massiccia rispetto agli anni passati. Quindi vuol dire che bisogna sviluppare ulteriormente di nuovo la cultura della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, ma comunque ovunque. La sicurezza del lavoro non è solo farsi male cascando, può cascare un pancale, qualsiasi cosa, è anche psicologica. E credo che questo sia molto sottovalutato da parte dello Stato e da parte dell'autorità, perché se qualcuno fa qualcosa immancabilmente passa per una persona con dei problemi. Purtroppo ancora oggi, con la minima ripresa del lavoro che c'è stata, si sono verificati ancora incidenti sul lavoro che si presentavano 50 anni fa, quindi da quel punto di vista abbiamo tanta strada da fare. Visto tutto quello che sta succedendo nel mondo del lavoro nel nostro paese, credo che la sicurezza e la sicurezza sul lavoro come posto di lavoro, ma come tutto quello che concerne la sicurezza in generale, dovrebbero essere al primo posto in tutto. Certamente sì, sarebbero segnali importanti di una società evoluta, di una società normale, che purtroppo non è, perché viviamo giornalmente quelle che sono le differenze tra lavoratori e lavoratori, tra uomini e donne, tra giovani e anziani, differenze che sono diventate sempre più evidenti e che segnano un po' la crisi del nostro paese. Il lavoro è essenziale, è la prima cosa e l'unica cosa che dà dignità a una persona. Come si fa a dire che però nel momento che riceve la dignità riceve anche la morte? Io credo che sia una cosa assurda e che le regole che già ci sono e che esistono e sono a mio modo di vedere anche sufficienti, basterebbe rispettarle, farle rispettare e diffondere anche di più la cultura della sicurezza. Da molto tempo esistono le RLS in ogni azienda, in Toscana come in Italia, ma sicurezza sul lavoro ancora un po' messa in dubbio.
È un ruolo non ancora del tutto riconosciuto, perché in tutte le ditte basta avere un datore di lavoro e un lavoratore, ci deve essere un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. È una sorta di presidio, noi lo chiamiamo un dispositivo di protezione collettiva, perché oltre ai DP, come insomma, abbiamo messo nei cartelli, occorre che ci sia il rispetto delle norme e occorre anche che le leggi sul lavoro non vengano sgretolate, così come sta succedendo da un sacco di anni. Che cosa succede? Perché ancora non si è raggiunto il livello di sicurezza? Perché molto probabilmente abbiamo passato troppo tempo a dedicarci a rincorrere il lavoro, a salvaguardare il lavoro e investire molto poco nella sicurezza. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor, partigiano, portami via, oh bella ciao. Salute e sicurezza dei lavoratori sono temi trasversali, sentiti da lavoratori, datori di lavoro, come dalle tre importanti sigle sindacali, certamente unite nell'intento di debellare questa mattanza che continua, nonostante la sensibilizzazione di tutti, nonostante la formazione, nonostante le RLS siano diffuse in ogni azienda, nonostante siano passati 10 anni dall'approvazione del decreto 81, ma qualcosa manca. Tanto manca ad esempio che il governo centrale non continui a tagliare i fondi sulla sanità, perché la sanità, il pezzo della sanità comprende anche questo, servono più ispettori che facciano veramente controlli, servono anche controlli incrociati e servono a mio avviso sanzioni pesanti anche per quelle imprese che, come dire, relegano il tema della sicurezza insomma, da una parte, ecco, e non affrontano, invece non lo mettono al primo punto della loro attività produttiva. E io credo che c'è bisogno di una riflessione da parte di tutti, da parte del sindacato, da parte delle istituzioni, da parte anche dei datori di lavoro. E mancano servono più controlli. Serve un'attenzione in una fase dove c'è una crescita, diciamo così, cioè si lavora di più perché, viva Dio, il mercato, diciamo, sta andando meglio, e però non bisogna, come dire, non porre attenzione ai temi della sicurezza. Noi siamo di fronte al tema della digitalizzazione, quindi si sta andando velocemente verso un'altra rivoluzione industriale, diciamo così, e però si continua a morire esattamente come si moriva tanti anni fa.